Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di tasselli e precisamente dei tasselli in nylon o in plastica, in pratica. Vedremo 4-5 tipi di tasselli, i tasselli più comuni, e come avete visto vedremo anche cosa succede quando andiamo ad avvitare la vite all'interno del muro, vedremo anche come il tassello si espande. Vi darò alcuni consigli su quali scegliere, quali sono i migliori, quali sono i peggiori. Caratteristiche positive, caratteristiche negative, in pratica un po' di tutto. Se supporterete questa serie e vi piacerà, continuerò con altri tipi di tasselli che possono essere utili a tutti gli uomini di casa. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene, signori, partiamo dal primo tipo di tassello. Per comodità, noi utilizzeremo i nomi che gli dà la Fisher, che, come sapete, è un marchio leader nella produzione di tasselli. Ovviamente a me la Fisher non mi ha dato manco un soldo, questo non è un video sponsorizzato, però bisogna ammettere che è un marchio di qualità per quanto riguarda sia tasselli per uso domestico, ma anche tasselli per uso professionale nella linea che riguarda il lato professionale. Quindi per comodità useremo i loro nomi, ma tanto comunque io ve li farò vedere, quindi capirete pienamente di cosa stiamo parlando. Iniziamo col primo tipo di tassello, il tassello che la Fisher chiama tassello S, che è quello che a tutti noi viene in mente quando diciamo la parola tassello. La forma è quella, la forma di un tassello. È lui. Esistono due tipi principali di questi tasselli. Quelli con il collarino e quelli senza il collarino. Ecco, adesso utilizziamo un attimino qualche secondo per spiegare che differenza c'è. Adesso vi sto facendo vedere delle immagini in cui si vede la differenza tra un tassello con e senza il collarino. Ovviamente per uso professionale ci sono dei lavori per cui va meglio uno, lavori per cui va meglio l'altro. Per noi che dobbiamo attaccare due quadri o attaccare due mensole, io vi dico che io preferisco quelli col collarino. Perché? Perché purtroppo succede che quelli senza collarino vadano a finire dentro. E soprattutto per i muri, quelli interni, che sono fatti di mattoni forati, a volte mentre noi stiamo mettendo la vite, va a finire all'interno del muro e noi non riusciamo più a avvitare niente. Quindi quelli col collarino, a mio avviso, per i lavori che si fanno in casa, sono sicuramente migliori. Noi oggi testeremo tutti quelli con il collarino. E saranno più o meno tutti i tasselli da 6, tranne il primo che sarà un tassello da 8. Che differenza c'è? Ovviamente è la differenza del diametro. Prima di partire e di farvi vedere il primo tassello, come si apre, che è quello più semplice, il tassello S, una piccola nota sui carichi. Quanto possiamo caricare un singolo tassello? La risposta giusta è dipende. Dipende da dove andiamo a mettere il tassello, cioè il materiale in cui è conficcato, e dipende anche dal tipo di tassello. Questi tasselli che noi utilizziamo per uso casereccio, di solito il tassello da 6 può reggere ognuno circa 14, 15, 16 kg. Io vi dico questa cifra indicativa, in realtà non è così, perché se voi lo piantate nel cemento armato ha una resa, se lo piantate nel cartongesso, per quelli che possono essere usati anche per il cartongesso, ha un'altra resa. Se il mattone è pieno, ha un'altra resa. Se il mattone è forato, ovviamente ha un'altra resa. Però voi, per i vostri lavori di casa, ricordatevi questo. Circa 15 kg i tasselli da 6, circa 25 kg i tasselli da 8. Se utilizzate questo metro, siete sicuri che non sbagliate mai. Quindi se mettete due tasselli ovviamente dovete moltiplicare per due. Se mettete quattro tasselli ovviamente dovete moltiplicare per quattro. Molto semplice. Ora andiamo a vedere quando andiamo a avvitare la vite all'interno del tassello S, quello più semplice, che cosa succede. Avete visto come si è aperto? Ovviamente quando questo succede nel muro, blocca il tassello all'interno del muro stesso. Passiamo invece ora al tassello che la Fisher denomina come SX, che è quello che praticamente è più diffuso se andate a comprare tasselli. All'interno dei mobili che voi trovate, di solito trovate il tassello S, quello che vi ho appena fatto vedere. Ma io, vi dico la verità, quando trovo dei tasselli allegati, li butto sempre. Perché? Perché di solito sono di pessima qualità, pessimi materiali, pessima la vite e non hanno lo stesso carico di un tassello acquistato al brico
su internet, dove volere comunque un tassello di una marca blasonata. Per questo io di solito li butto. E quando vado a comprare i tasselli, compro sempre questi, i tasselli SX. E se capite, se volete sapere il perché, vi faccio vedere cosa succede quando voi avvitate la vite al tassello SX. Avete visto come si ingrandisce? Spettacolo, non scende più niente. Se vi devo dire la verità, io prima di fare questo video sono passato un attimino dal brico, alla ferramenta, e questi sono quelli che vengono venduti di più. Addirittura, in un posto dove sono stato, i tasselli S non c'erano neanche. Non venivano neanche contemplati. Ma vabbè, andiamo avanti con un altro tipo di tasselli che viene denominato tassello FU. A me questo tassello piace molto soprattutto per i muri interni, cioè quando ci sono i mattoni forati. E adesso vedrete anche il perché, quando vi faccio vedere come si apre. Ha un'apertura leggermente diversa, di solito è un pochettino più lungo e la vite è un pochettino più lunga. Anche questo ha una tenuta di 14-15 kg, guardate un po' cosa succede quando andate ad avvitarlo. Avete visto come si apre? Questo tipo di tassello, se lo utilizzate in un muro pieno e non avete un avvitatore abbastanza potente, può darvi dei problemi. Una volta io mi sono bloccato a metà, non c'avevo l'avvitatore e non riuscivo più a avvitarlo con la vite, ma questo è un altro discorso. Ora vi faccio vedere un tipo particolare di tassello. Prima abbiamo parlato del collarino. Collarino che secondo me è molto utile, però esistono dei tasselli che vengono chiamati a testa svasata. Ora ve lo sto facendo vedere e vedete che questo non ha un semplice collarino, c'è proprio un pezzo di plastica bello spesso. Ora, se vi serve dare della distanza tra il muro e quello che dovete appendere, questo è quello perfetto. Ma se dovete appendere delle mensole e utilizzate questo tipo di tassello, state attenti perché lo spessore di 3, 2, 3, 4 mm della testa svasata poi vi va a rovinare tutto. Però è bene sapere che esistono, perché ci sono alcuni tipi di applicazioni che magari a noi ci serve che dia un po' di spessore di 3-4 mm per tenerlo lontano dal muro, e questo è veramente perfetto. L'ultimo tassello che andiamo ad analizzare oggi, perché non voglio tediarvi più di tanto, è il tassello che la Fisher denomina SB. Ed è praticamente un tassello con il gancio. Ci sono i ganci, ci sono gli occhielli, cambiano nome, ma il concetto è sempre lo stesso. Rispetto agli altri tasselli, ha una parte in metallo. Adesso io vi faccio vedere cosa succede quando si avvita il gancio. La parte in metallo praticamente viene su e spinge il tassello e quindi lo blocca. A volte questo diventa veramente duro, soprattutto sui muri pieni. A volte ci va una pinza per girarlo. Il bello di questo tassello è che a volte bastano solo 3, 4, 5 giri ed è già bello che bloccato. Ovviamente ne esistono di tantissime forme, di tantissime misure, prendete quello che vi serve di più. Per quanto riguarda questi ultimi tasselli, di solito la portata è scritta nel retro della confezione, quindi voi lo girate, leggete tutte le informazioni e trovate la portata relativa a questo tassello. Bene signori, io detto questo non voglio tediarvi oltre, per cui spero di aver soddisfatto la vostra curiosità, anche di capire che cosa succede a un tassello quando lo avvitate dentro il muro. Spero ogni tipo di domanda, curiosità, vi rimando al mio sito uomodicasa.it, dove ho inserito qualche informazione in più rispetto a questo video. Comunque, se volete sapere qualcosa potete sempre chiedermela sotto nei commenti, e come vi ho detto prima, se questo video verrà supportato e se lo vorrete, possiamo fare un altro video della serie in cui vi faccio vedere qualche altro tassello, magari tassello da cartongesso, da gasbeton, ce n'è veramente di ogni tipo, forma e misura. Non ho più niente da dirvi, quindi vi invito di nuovo a mettere un pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.